Benvenuti, buonasera, un'altra bellissima puntata di Come la Luna e il Pozzo. Io sono Sensei Maurizio Poli. Una bellissima puntata, una bellissima alba, le palestre sono riaperte e il sorriso è tornato anche alla nostra Presidente, perché ha rivisto arrivare le persone in palestra. Non con tutto operativo, ma è già un buon inizio. Partiamo subito con la frase di benvenuto. È una cosa che abbiamo perso e che vogliamo riacquistare. Un abbraccio vuol dire: tu non sei una minaccia, non ho paura di starti così vicino, posso rilassarmi, sentirmi a casa, sono protetto e qualcuno mi comprende. Paolo Quello. Il nostro abbraccio arrivi a tutti voi, ma non sono solo. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera Maestro. Buonasera, un abbraccio Presidente, che tanto che non ci abbracciamo. Un abbraccio al mio maestro. Dottor Poli, buonasera. Auguri, 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 auguri. Grazie, grazie. Buon compleanno al nostro Soke. Grazie, grazie, grazie. E però passiamo subito a presentare l'ospite che abbiamo qui in parte a me, che tra l'altro ho scoperto che fa un mestiere nobilissimo e fa il vigile del fuoco. Veramente onore a tutti i vigili del fuoco che ci guarderanno, perché è molto importante come servizio alla comunità. Ma lui è Roberti Cristian, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Che è Presidente regionale della Federazione Cronometristi Marche, sì. Componente della Commissione Nuoto, cronometrista ufficiale dell'ASD Cronometristi Pesaro e poi a un plus, lo dico al Presidente, come si chiama il Presidente che sta qua da noi? Il nostro Presidente, il vostro Presidente, come si chiama? Rondinone. Rondinone, vedi che il test ha funzionato. Notare, Rondinone, il signore è perfetto, ha la cravatta ufficiale, quindi possiamo partire con la trasmissione. Bene, siamo possiamo aprire sì. La nostra trasmissione con la frase: come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Eccoci. Non si parte se non si dice. No, giugno è arrivato, le palestre sono aperte, la frase è citata, si può partire, si può partire. La trovo bene Poli, la trovo bene. Grazie anche lei, però noto un piccolo difetto in questa trasmissione, dobbiamo stare corti perché i tempi sono stringati. La Presidente non ci fa parlare. Non ci fa parlare, non mi fa parlare, però manca la bottiglia per andare in diretta, maestro. Non abbiamo manco il tempo per salutarti. Vuoi anche bere? Sì, daremo da fare dopo. Non possiamo brindare, ma stasera sarà una giornata. Però devo dire che dietro le quinte abbiamo una bellissima bambina che non possiamo inquadrare, che è la figlia del Presidente, che si chiama Alice, che salutiamo, che sta facendo le fotografie nel backstage. Certo. Salutiamo Alice che c'è, che fa così, ride, cosa saluti? Non devi fare il mio nome! Bene ragazzi, quindi abbiamo riaperto, contenti? Felice, felice. Felici. Come diceva Sensei Maurizio, rivedere la gente in palestra è vero che non è piena, è vero che ci sono le distanze, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ma è bello rivedere amici e i maestri che conducono le varie discipline, poterli rivedere dal vivo, perché via cavo è sempre... Anche perché poi maestro... Vabbè, mercoledì tornerò anch'io, però dopo tanti inciampi. Poi torno anch'io dopo tanti inciampi, maestro. Ma la cosa più importante è il nostro Presidente. Abbiamo lo stage, finalmente lo stage. Sì, dopo parliamo bene di questo stage, così gli dedichiamo tutto. Scusa, hai fatto bene, no, hai fatto bene a ricordarlo. Però volevo dire che è stato bello ritrovare le persone in palestra, vedere l'entusiasmo, perché veramente l'entusiasmo è... Chi torna ha un entusiasmo a 1000, quindi sì, è vero, è vero. Mi ricordo col collegamento che abbiamo fatto, poi avete visto i nostri maestri, insomma tutti avevano voglia di tornare. La macchina operativa si è rimessa in moto! Noi siamo felici perché andiamo a dormire prestissimo, così anziché andare a dormire alle 9 come faccio di solito, alle 21, mi tocca andare a dormire alle 24 perché bisogna chiudere palestra. Solite cose di voi giovani, voi giovani. Dovete smetterla di andare in giro la notte a bighellonare. Ha fatto bene a dirglielo. Prenda nota, Presidente, perché vede, io sa che con questo ho rischiato la vita, lo sappia. Se non mi vede lunedì prossimo, perché allo stage c'è stato un incidente. C'è stato un problema. Lo stage sarà un momento di felicità anche nell'incontro. Ma ci dica Presidente, siamo nei tempi, io posso chiacchierare un po' con il mio amico? Possiamo chiacchierare un attimo? Com'è buona, com'è buona Presidente! Possiamo chiacchierare proprio 5 minuti, fatemi controllare l'orologio, dai. Perché 5 minuti ci tenevamo sicuramente a presentare subito l'ospite, perché è importante avere questo spazio di cronometristi che ci dà uno spazio di conoscenza che io non... Sì, è molto interessante, questo mondo. Un mondo molto sommerso, un mondo che non viene subito nelle telecamere, e il Presidente ci, ci darà modo di conoscere le varie realtà, le varie sfumature che ci sono, non solo i tempi ma anche le professionalità che ci sono, perché qui solo il nuoto, sia tutto quello che ne consegue, sono molto interessanti da questo punto di vista. Infatti ci raccontava il dottor Rondinone lunedì scorso, era giusto, che quando parti con gli sci c'è la stanghetta, parte il cronometro, uno addormentato come me non ci arrivava a dire, quando passi la fotocellula, tac, vieni cronometrato, quando vedi il cronometrino lì che va sullo schermo, 10 persone almeno ci stanno lavorando, perché tutto funzioni e tutto sia ufficialmente corretto. È una cosa importante, ma di ritorno alle palestre ricordiamo una cosa che ha voluto fortemente il nostro Presidente, lo vuole ancora per tutto questo mese, per tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano nell'ambito sanitario, certo, quindi medici, prego Presidente. No, prego, no, stavi dicendo così bene. Presidente, infermieri, cosa ridi Alice? Alice sta ridendo nel backstage, mi mette in imbarazzo quella bambina di 10 anni che mi mette in... medici, infermieri, stavo dicendo, e soprattutto che lavorano e ci hanno dato una grossa mano in questo periodo e ci stanno dando una grossa mano. Un mese gratuito in palestra, certo, compresa l'iscrizione, quindi non pagano niente. E possono provare, maestra, tutto? Posso provare tutte le attività, quindi tranquillamente, possiamo elencarle, quindi jiu-jitsu, light box, kickboxing, poi abbiamo il Pilates, la Thai Box Fit, tutto il settore cinese con dimessa zapparata del Wing Chun, il Tai Chi, il Sanda, poi cos'è che ha anche Escrima, insomma abbiamo tante attività, l'MMA abbiamo, viene una difesa personale. Uno in un mese può provare tutto, maestro? Sì. Può provare, sì, esatto, può venire a ogni lezione, cambiare, poi se gli piace, insomma, sarà un piacere per noi. Comunque è un bel segno, Presidente, nonostante le difficoltà che hai avuto dal punto di vista economico, dal punto di vista pratico, dal punto di vista di ripartenza e di riportare le persone, hai voluto mantenere questo aspetto molto importante, anche etico se vuoi, anche dello sport che è vicino alle persone che, insomma, li abbiamo visti tutti scafandrati 8 ore al giorno là dentro in una sauna pazzesca a cercare di salvare delle vite, dargli un piccolo gesto. Direi che è quasi doveroso, quindi è un'iniziativa interessante alla quale teniamo molto, non è solamente una mia iniziativa. Le arti marziali, lo sport, non solo chiacchiere, fatti concreti, quindi che danno un'agevolazione concreta, perché nella riunione che c'era presente col Presidente ha detto sì, tolgo anche l'iscrizione, cioè mi assumo io anche la quota in cui c'è l'assicurazione, c'è tutto, anche i 35 euro. Che sono stati, parlo sempre di denaro, volgarissimo sono, 35 euro sono stati assorbiti dalla Presidente, che non riuscirà a mangiare la pizza per tutto il mese perché ha finito i soldi, non riuscirà più a mangiare la pizza. Esatto, risparmio. Allora io direi che ci siamo, quindi maestra, possiamo partire con la sigla dei cronometristi, quindi della federazione, e poi cominciamo a tartassarli di domande. Bella la sigla dei cronometristi, sì, complimenti, è veramente bella, ampia, racconta la vostra storia in 4 immagini. Mi piace anche il logo, bello il logo. Bello il logo, sì. Storico, il nostro logo storico è stato ripreso dopo qualche anno, ma sicuramente è più bello e più affascinante. Anche perché vedo anche all'interno. gli sport che pratichiamo pure noi, vedo dei guantoni al pugilato, bellissimo, bellissimo, qui c'è un richiamo. Ma abbiamo già un ospite. Mi date questo onore di poter presentare una donna come ospite? Bene, bene, vediamo se riusciamo ad intravederla. Eccola, buonasera, De Angeli. Ciao. Francesca, componente della commissione nuoto, cronometrista ufficiale ASD Cronometristi Roma. Buonasera, sì, benvenuta. Com'è a Roma? Com'è il tempo oggi lì da lei? Sole, tanto sole, buonasera a tutti. Invidia. A Roma c'è sempre il sole. Invidia. Caput Mundi c'è sempre il sole. Sì. Posso fare io anche la domanda? Che onore. Senta, sì, sì. De Angelis, io sono curioso, come funziona il cronometraggio automatico nel nuoto? Allora, sono felice di questa domanda perché spesso le persone quando noi diciamo che siamo cronometristi si immaginano solo il cronometrista con il cronometro al collo. Noi usiamo invece anche apparecchiature, cioè abbiamo sia il cronometro al collo ma usiamo anche apparecchiature più sofisticate, diciamo. E nel nuoto il cronometraggio automatico praticamente noi gestiamo tutto da un computer, ci arriva un impulso di partenza che dallo starter, dandolo a posto il via, arriva in automatico la partenza al computer e prendiamo anche in alcune piscine, dipende dai blocchi di partenza, si vengono presi i tempi di reazione dell'atleta, cioè quanti centesimi di secondo ci mette a staccare i piedi dalla piattaforma. E per il tempo di arrivo praticamente ci sono delle piastre, che le piastre sono dei pannelli in plastica che aderiscono alla parete di arrivo della piscina e dietro questi pannelli ci sono dei pressostati. Quando l'atleta arriva praticamente fa una pressione sul pannello e spingendo il pressostato a noi arrivano in automatico i tempi di arrivo. Ho capito, il computer fa le sue differenze. È stata veramente chiara, quindi ho compreso anche l'arrivo del nuotatore questa sera, ho compreso che ci sono delle piastre che quindi danno lo stop. Ma quanti cronometristi sono coinvolti in una gara tipica in vasca? Allora, siccome dobbiamo avere comunque un controllo, un backup su qualsiasi tempo, noi abbiamo un cronometrista ogni corsia, che praticamente ci doppia con un pulsante il tempo, che spinge il pulsante nel momento in cui secondo lui l'atleta sta toccando la parete e naturalmente ci deve essere poca differenza tra il tempo della piastra e il tempo del cronometrista sopra, perché vediamo anche il delta tra i due tempi, che devono essere molto simili per convalidare un record o qualsiasi cosa. Ottimo, quindi abbiamo la prova del 9, quindi non c'è un solo strumento ma ci sono più strumenti e più persone che ci dicono questo tempo. Sì, bisogna avere conferma, effettivo, sì. È effettivo. Bene, mettiamo in stand by un attimino che torniamo in studio e ci vediamo tra 5 minuti. Bene, allora si è capito che questa trasmissione è dedicata al settore nuoto. Sì. Quindi oltre ad essere presidente regionale delle Marche è anche componente della commissione nuoto, è un cronometrista ufficiale della SD Cronometristi di Pesaro. Sì, 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 trentennale, quindi sì. Vedo maggiorenne, appena maggiorenne sono entrato subito in questo mondo, sempre fatto sport, continuo a fare sport attualmente, però fa parte di me e questa cosa, questa disciplina, questa perché in realtà è una disciplina. Certo. È veramente molto interessante e appassionante. Allora io volevo chiedere qual è il software specifico per il nuoto in piscina? Allora, la gestione dell'impianto di cui parlava Francesca è un software dedicato il quale fa la discriminante tra i tempi che arrivano dalla piastra, i tempi di backup di cui parlava, che sono impulsi mandati dai cronometristi, e in alcune realtà c'è anche la possibilità tramite questo software di mandare dei tabelloni grafici, anche le informazioni di tocco, quelle anagrafiche degli atleti, e vengono gestiti anche le eventuali problematiche tramite questo software, se c'è un errato tocco dell'atleta o una virata inopportuna o un tocco inopportuno magari da qualcuno esternamente, classicamente il concorrente dopo, e si va a bagnare e mentre si bagna tocca la piastra, fa arrivare un impulso che non è ovviamente, e tramite il software ci sono delle funzionalità apposte per poter eliminare questo tocco fasullo pubblico in attesa di quello ufficiale. E i software ovviamente sono legati all'impianto, non esiste un'unica marca, esistono diverse marche di impianti, la funzionalità, la logica è la stessa, poi le dinamiche interne al software, le schermate di dati possono essere leggermente diverse, ma è questo quello che riguarda il software di gestione della segreteria, dei dati. Ma come sono i rapporti tra i cronometristi e i giudici del nuoto? Noi abbiamo un rapporto molto stretto perché noi facciamo parte di tutto ciò che è la giuria del nuoto. Il responsabile da regolamento FIN è il giudice arbitro, che è responsabile unico di tutta la manifestazione, ma il nostro DSC, che è il direttore di servizi di cronometraggio, è un diretto collaboratore del GA. Quindi il giudice arbitro per ogni qualsiasi tipo di problematica ritenga di dover gestire a livello di timing, comunque si interfaccia sempre col DSC, che è il direttore di servizio, il quale è supervisore di tutto ciò che accade nel settore cronometrista, e mentre il giudice, come dicevamo prima, a prescindere da ciò che succede nel momento del cronometraggio, è responsabile anche di tutto il contorno, quindi di tutto ciò che accade all'interno. Le nostre relazioni, per fortuna, in Italia sono veramente ottime. Abbiamo ottimi rapporti di dialogo, di collaborazione, perché d'altronde, come poi diceva anche Antonio lunedì scorso, è una collaborazione quasi univoca a livello di rilevamento automatico in Italia, quindi abbiamo dei rapporti continui in tutte le regioni, in tutte le realtà, tra giudici e cronometristi, e siamo in ottima sinergia, devo dire. Benissimo, grazie, grazie mille. Ci ricolleghiamo con l'ospite online. Con Francesca, eccola. Oggi è la mia serata per le domande, De Angelis, quindi quali manifestazioni di livello gestisce la FICR? Le faccio anche la seconda domanda, sono curioso veramente. Quali gare all'estero ha cronometrato la FICR? Quindi... Allora, sì, per quanto riguarda in Italia facciamo tutti i campionati italiani, cioè partiamo dai campionati regionali per fare anche i campionati poi italiani, sia di nuoto che di salvamento. E poi a Roma facciamo il Trofeo Sette Colli, che è una gara internazionale, e io sono 20 anni che faccio il DSC di questa manifestazione e ci sarà il prossimo weekend. E tipo l'anno scorso abbiamo avuto gli atleti che hanno fatto dei temponi proprio, ad esempio abbiamo avuto un Paltrinieri che ha fatto il record europeo sui 1500 metri. Vedremo quest'anno che cosa faranno, siamo in attesa la prossima settimana. Incrociamo le dita. Sì, e invece per le gare all'estero noi andiamo spesso a cronometrare gli europei. Io sono appena tornata da Budapest, dagli europei che ci sono stati a Budapest, dove lì ho anche certificato il record mondiale di Benedetta Pilato, che è veramente un fenomeno questa nuotatrice. E poi sono stata anche con Cristian, siamo stati qualche anno fa a Samsung per le Olimpiadi dei sordomuti, e ne facciamo molte di manifestazioni. Sono stata a Netanya in Israele, siamo stati a Glasgow, ne facciamo tante di manifestazioni. Ad esempio ora pure Cristian dovrà andare in Francia, mi sembra. Sì, dovrà andare a gestire i campionati francesi di nuoto la settimana prossima. Infatti collaborazioni all'estero vengono fatte diverse perché siamo una realtà abbastanza ben voluta come responsabili esterni alle federazioni sportive, perché in realtà la nostra particolarità è che siamo dei tecnici a tutto tondo esclusivamente per ciò che riguarda l'elaborazione dei tempi, e da diversi anni oramai anche l'elaborazione classifiche, risultati gara. Prima, ad esempio, una cosa che è legata al mondo del nuoto, parlando del nuoto, abbiamo sviluppato in maniera abbastanza a livello italiano interessante anche la gestione delle classifiche dei risultati, oltre al rilevamento, che sono due mondi separati perché hanno delle caratteristiche, delle peculiarità a sé stanti. Il mondo della gestione piastre ha delle necessità, delle realtà di controllo, l'elaborazione dei dati incrocia tutto ciò che sono le iscrizioni, l'anagrafica dei nomi degli atleti con i loro relativi risultati e le stampe, le classifiche, ed è un mondo molto più articolato per il quale la federazione ha costruito, ha di proprietà un software specifico per fare quella funzionalità lì e quella gestione anagrafica lì, che ho l'onore di aver aiutato a sviluppare con la collaborazione con la federazione. Bene, però noi sappiamo che il nuoto non è solo piscina. Sì, assolutamente, il nuoto è anche il nuoto in mare, in acqua aperta. Sì, e lì come funziona? E in realtà il mondo delle gare in acqua aperta è completamente diverso come logica, perché si avvicina di più a una gara in esterno, perché ci sono dei transponder nelle gare di livello, parliamo di gare di un certo tipo, ci sono proprio dei transponder che vengono messi di solitamente al polso, che sono dei braccialetti passivi, i quali a contatto con un'antenna che di norma è collegata in sospensione sul pelo dell'acqua, ricevono il segnale perché trasmettono l'impulso legato al loro codice marchiato e quello permette il rilevamento. Quello che prima nel nuoto era il tocco piastra, in questo caso è questo pannello che riceve il segnale dell'atleta quando arriva. Anche lì c'è una grossa sinergia tra noi e i giudici, perché loro guardano il lato prettamente tecnico di ciò che è l'attività sportiva dell'atleta, noi guardiamo il rilevamento perché è fondamentale avere la certezza del tempo, l'ordine d'arrivo, la sequenza dei tempi corretta e quindi è una gestione diversa rispetto a quella del mondo della piscina, però anche questo è gestito normalmente da noi della federazione in collaborazione appunto con la federazione nuoto. Poi collaboriamo anche con altre associazioni, non solo la FIN in quanto tale, ma abbiamo anche associazioni sportive, la WISP e tante altre con le quali comunque ci chiedono il servizio sia come segreteria nuoto sia come rilevamento tempi e ovviamente noi ben volentieri, facendolo per passione, ci rendiamo disponibili. Maestro Maurizio, quante cose stiamo imparando? Veramente? Un mondo sconosciuto, a me è sconosciuto. Veramente? Non ho mai... Porteremo più attenzione d'ora in poi alle gare. Sì, adesso che si avvicinano le Olimpiadi. Vuoi salutare qualcuno della tua federazione, della tua segreteria? Io saluto sicuramente tutti i colleghi che mi conoscono, perché tanto col fatto di aver gestito in collaborazione con altri lo sviluppo del software del nuoto ho diversi amici in giro per l'Italia e li chiamo amici perché in realtà è questo il rapporto che si è creato tra cronometristi ed è una delle cose belle del cronometraggio, il fatto che essendo un hobby, perché è comunque sempre un hobby, sta diventando un hobby di alta professionalità perché ci richiede un ottimo livello di competenza e di capacità, però alla fine quando sei lì sei sempre insieme e il nostro obiettivo è portare in fondo quella manifestazione con quello che deve essere il risultato finale, quindi è quello che quell'atleta con il suo sforzo fisico cerca di portare e noi dobbiamo dare e diamo il nostro supporto per far sì che lui rientri nella sua classifica e ottenga la sua prestazione, come giusto che sia. Complimenti alla passione allora. Sì. Ma io volevo chiedere, dietro la grafica televisiva appunto abbiamo la FICR, quindi come si coordina il timing con la grafica TV? Anche quello è un altro mondo che adesso si è sviluppato, stiamo sviluppando da tanto, in tante discipline, anche nel nuoto abbiamo il software dedicato. È anche quello un mondo a parte perché riceve i tempi in tempo reale dal cronometro, quindi dalla piastra. Però c'è un'elaborazione sganciata da quella che è l'elaborazione dei dati, ad esempio delle segreterie, perché lì la necessità è realtà, l'uscita del tempo legata all'anagrafica, oppure i panciali da mettere a chi magari viene intervistato o chi viene inquadrato, e c'è un operatore specifico dedicato a quelle funzionalità lì che interagisce con l'addetto alla regia e il cameraman eventuale, ed è qualcosa che noi stiamo sviluppando in maniera pressante perché oramai ai giorni d'oggi è il futuro, certo. È il presente in realtà e diventerà sempre più pressante come richiesta e siamo sempre sul pezzo e siamo sempre disponibili a svilupparlo. Ne abbiamo ancora qualche minuto. Tante cose, veramente è un mondo bello, fantastico anche da solo sentire. Ci ricolleghiamo magari con Francesca, che l'abbiamo proprio sentita un po' velocemente. Sì, però ho visto, vedendo il suo sorriso, Francesca, come è successo anche lunedì scorso, avete un valore aggiunto voi cronometristi che sorridete, quindi la nostra difficoltà, quella del conduttore Maurizio, è sempre quella di dire sorridi, smile, invece per voi è contrario, grazie della vostra sincerità, del vostro amore, della passione che trasmettete a delle persone che come voi usano lo sport come risorsa di vita, cioè voglio dire... Oltre al lavoro abbiamo questa passione che ci aiuta a superare momenti difficili come questo anno appena trascorso. Assolutamente, poi veramente la passione per noi è tutto, perché svegliarsi la mattina per andare a cronometrare, a volte ad orari assurdi e durante il weekend, si fa solo per passione. È vero, è vero. E non lo possiamo chiamare sacrificio, perché se una cosa ti piace non la puoi chiamare lavoro, ma capiamo anche noi domenica appunto avremo uno stage, a che ora ti svegli? Ti svegli alle 4, ma sei pazzo, l'unico giorno che puoi dormire e tu vai. Ma non è solo il mi sveglio alle 4, la nostra Presidente che da mesi sta preparando questo incontro, perché l'Italia che si muove porta sempre qualche problemino, bisogna sempre essere 2 ore prima per sistemare chi manca, chi c'è, non era ospite, eccetera, eccetera. Quindi anche beh, fare sera... comunque gestire le piastre vuol dire anche una grande fatica, perché portare le piastre sono pesanti, bisogna montarle in ogni piscina, quindi a volte andiamo lì anche alle 6 di mattina a montare l'impianto, quando gli atleti arrivano tranquillamente alle 8, 8 e mezza, noi stiamo lì dalle 6 a faticare. Di domenica. No, questo l'avevamo saltato. È un backstage incredibile, questo sì. Backstage che non fisicamente, non lo senti, montaggio piatto e fisicamente. Quindi, non fai solo cronometrista, ma fai anche pesi, un fai po' anche di movimento, insomma. Vedi sì. Francesca, è stato un piacere averla nostra ospite. Un saluto a Roma. Un saluto da Roma. Grazie, ciao Francesca. Alla prossima. Bene Presidente, siamo quasi alla fine. Vuole aggiungere qualcosa? Le dico, quello che abbiamo rappresentato secondo me è la vera realtà del cronometraggio, cioè passione, voglia di fare, voglia di stare in amicizia, e in realtà essendo esterni noi a quella che è la disciplina che andiamo a gestire, per cui parliamo di nuoto, ma noi in qualunque disciplina andiamo, siamo il tecnico esterno che viene chiesto per certificare, ed è la peculiarità, cioè la capacità di riuscire a sganciarsi dalla prestazione stessa per poter essere certi di dare il meglio per chi sta facendo l'attività di cronometraggio. Ed è una cosa che da nuotatore, io facevo pallanuoto, nuoto, e arrivavo in piscina e era tutto scontato, perché era tutto parte integrante della gara. La tua gara giustamente era partire e arrivare prima. Quando nel contorno, e l'ho scoperto da giovane, ai 18 anni sono entrato, c'è un mondo esterno che è veramente molto interessante. E la necessità della federazione è, poi penso l'avesse detto anche Antonio lunedì, è il fatto di avere gente appassionata che però si approccia e si avvicina. Certo. Perché essendo impegnativo, poco per tutti è divertente per tutti. Sì. Se poi hai tanto lavoro che non riesci, dopo può diventare sempre appassionante, ma ovviamente diventa comunque impegnativo. Pallanuoto non ha niente a dividere con le arti marziali, la pallanuoto. Pallanuoto è uno sport abbastanza maschio. Bene, abbastanza maschio. Più un nipote che faceva, perché ormai è cresciuto, ma... Quando ho iniziato a fare questo sport era magrettino, un minuto, c'era due spalle, adesso sono due metri di spalle. Salutiamo i cronometristi, salutiamo. Quindi grazie Presidente, grazie. Saluto a tutti, buona serata. Buona serata. La vostra professionalità. Ma torniamo subito. Benentrati, eccoci di nuovo nel dojo, siamo tornati, pensavate, eccoci qua. Grazie alla regia che fa delle magie. Fa delle magie, velocissimo poi. Ospiti. C'era un cronometrista, non c'è più. Adesso in effetti abbiamo già la nostra dottoressa Scappini, tra 5 minuti ci colleghiamo. Sì, adesso dobbiamo respirare un attimo. Stavo dicendo... C'era la Presidente, non c'è più? No, ci sono. Però devo notare che colorata... d'estiva, adesso comincia a fare un po' di caldo. Siccome stavamo parlando di nuoto, allora ho detto, mi metto una giacchettina un po'. Ma Presidente, non perda tempo, ci parli dello stage. Finalmente parliamo di questo stage. Bene. Ci troviamo domenica 13 a Gazzola, che è in provincia di Piacenza. Abbiamo questo stage con 9 docenti, quindi insomma... Ci sei anche tu tra i docenti, insomma. Certo. Ah, ecco. Siamo ospiti del nostro Shihan. Certo, siamo ospiti e siamo a casa dei Shihan Stefano Cassinelli e finalmente ci ritroviamo in presenza e possiamo fare anche un pochino di tecnicuccia, un po' di contatto, insomma. Qualche cosa si potrà fare? Con il... Sì, ci hanno dato l'ok. Ci hanno dato l'ok. Ho sentito i presidenti del judo, si può, si deve. Finalmente si può ricominciare a fare tecniche di jiu-jitsu, quella meravigliosa arte marziale che tiene questi tre scapestrati, una un po' di più degli altri. Che c'entro io, ragazzi, siete voi i discoli. Saremmo i discoli. Saremmo i discoli adesso. Vedi che non è anche la cravatta, cosa mi dirà il presidente? Non posso dire... Estivi, siete estivi. Oggi siamo estivi. Siete estivi, ma stavo guardando che sono bianchissima, ragazzi, devo andare a prendere un po' di sole. Sì. Mi sa che settimana prossima non ci sarò. Pure. Vi lascio soli. Ma a questo stage, maestra, a che ora ci troviamo? Ci troviamo alle 9 per l'iscrizione. Iniziamo alle 9:30 fino a mezzogiorno e mezza, poi vabbè, come di rito andiamo a mangiare. Insomma, ragazzi, nei colli piacentini. Però chi volesse, non possiamo mancare. Anche che non ha mai visto jiu-jitsu, può venire a dare un'occhiata, maestra? Assolutamente, quindi è aperta, ma non solo. Chi volesse partecipare allo stage, perché c'è anche questa opportunità, deve chiaramente chiamare in segreteria alla 030 355 1240 o mandare una mail a info@palestrabushido.it con i dati per la normativa Covid, e poi per fare l'assicurazione della giornata, quindi con 5 euro fanno l'assicurazione e posso partecipare tranquillamente a questo stage. Molto interessante. Ti è piaciuta l'idea? Molto bella, maestra, brava presidente, è sempre informata, chiedo a lei la sempre sul pezzo. Quindi l'accoglienza è importante di chi vuole fare il primo passo, ha l'opportunità di vedere il nostro Soke, il nostro Shihan, insieme a altri 7 docenti, quindi se non sbaglio saremo addirittura in 10. 9, comunque c'è la locandina su Facebook, sulla nostra pagina. Presidente, quando parlo. Siamo in 10. Se dico 10 avrò una qualche informazione. Perché mentre voi stavate lì a fare le foto nel backstage, è arrivata un'altra info. Guarda che io sono là, io che sono pelato, ho avuto un'altra adesione. Shihan Camerini sarà con noi. Bene. Mi fa piacere perché non era previsto. E fino all'ultimo momento aveva dei problemi, adesso li ha risolti e ci sarà anche lui con noi. Praticamente potreste fare una lezione solo di docenti. Esatto, possiamo fare una lezione noi docenti. Questa la cancelliamo. Ma dice la regia. La regia dice ok. Ok, allora, quindi ve lo ricordo, se volete andare sulla palestra di sulla pagina della Bushido Palestre su Facebook potete vedere la locandina con le informazioni. Comunque non esitate, scrivete. Scriveteci sul numero di WhatsApp che sta passando per qualsiasi informazione, per qualsiasi domanda. Ed ora, ragazzi, ci colleghiamo con la nostra dottoressa Agnese Scappini. Eccola qui! Ciao. Buonasera! Psicologa! Buonasera! Come sta, dottoressa? Come sta? Bene, grazie! Bene, si vede sempre col sorriso. Siamo onorati di poter parlare con lei finalmente di riaperture. Abbiamo riaperto. Finalmente. Non ci chieda quanta gente c'è, ma abbiamo riaperto. Ma dai, c'è un po' di gente. Sì, è vero che c'è. Io sono contenta. Però la difficoltà, dottoressa, di ripartire mentalmente, la difficoltà che c'è in alcuni, notiamo maestra, che in alcuni riapprocciarsi all'attività solite, che la routine, chiamiamola routine anche piacevole della palestra. C'è questa sensazione di smarrimento, di ripartenza mancata? Più che altro non c'è più la leggerezza, no? Mi sembra. Quello che vedo è che manca la leggerezza alle persone, cioè diciamo che, come accade sempre quando si fa un incidente, poi nel passare per quella strada si va certamente più piano. È un po' simile quello che stiamo vivendo, no? Abbiamo subito un bel trauma e adesso camminiamo ponderando i vari passi, no? Non è semplice. Io ripeto a tutti i miei pazienti, non solo perché stamattina andavo a correre e incontro persone per strada, dottoressa come faccio? Io non riesco a uscire, me lo hanno chiesto una ragazza poi anche stamani. Il discorso è che bisogna darsi tempo, perché tutti noi sappiamo che il futuro ora è incerto, no? Non è più sicuro come prima. Forse questo da una parte ci fa dare maggior valore alle nostre giornate, a ciò che piano piano riconquistiamo, e questo è il lato positivo. Dall'altro la conquista è più difficile. Beh, in effetti abbiamo deciso di riaprire proprio per questo, per dare prima di tutto un segnale e poi per dare l'opportunità alle persone di avvicinarsi con una certa calma, quindi con i loro tempi, diciamo così. Avendo aperto l'ultima di maggio, adesso abbiamo tutto giugno, probabilmente l'idea è di tenere aperto anche luglio, adesso facciamo delle valutazioni, però diamo appunto l'opportunità alle persone di valutare, di vedere che comunque anche ci sono altre persone che si avvicinano, stanno riprendendo, e quindi dare un po' di fiducia, ecco, questo è quello che abbiamo deciso e scelto di fare. E devo dire, Presidente, che abbiamo visto istruttori felicissimi di tornare a istruire, ad insegnare, ma ho visto un sacco di allievi nuovi, adesso abbando le ciance e le battute, ragazzi nuovi che si sono lanciati a questa opportunità, grazie a questa opportunità. Io non l'avrei mai detto, però già in una settimana a maggio si sono avvicinate 5 persone, cioè voglio dire, che non è poco. 5 persone a fine maggio, certo con l'opportunità comunque di portare l'iscrizione annuale fino al 31 agosto dell'anno prossimo, insomma abbiamo dato comunque una mano, questo sì, sicuramente. Sì. Però mi ha fatto molto molto piacere, tant'è che ragazzi sembra incredibile, ma un paio, 3 iscritti vengono direttamente domenica allo stage che facciamo. Bellissima questa cosa. Cosa posso dire? Più felice di così. Però è un buon risultato, no, dottoressa? Ma voi e le palestre, poi soprattutto voi, il cui sport è certamente un riferimento, no? Perché poi lo diventa, ogni disciplina diventa un riferimento. Siete una presenza importante, non solo, questa è l'epoca, io dico a tutti, è l'epoca del nuovo, cioè se qualcuno vuole iniziare qualcosa di nuovo è veramente il momento giusto. E come accade per ogni epoca o comunque periodo critico, proprio nel concetto stesso di crisi, nell'etimologia del termine crisi, che significa separare, c'è una separazione, quindi c'è uno spazio vuoto. Nello spazio vuoto può sempre crescere cose completamente nuove. Anche perché la dottoressa mi diceva che l'ondata lunga del disagio che abbiamo vissuto in questi 18, 14, 15 mesi arriverà quest'autunno, perché l'aspetto psicologico di persone che purtroppo senza lo sport qualcuno si toglie la vita in questi periodi qua, senza ragione, senza motivazione, senza parlare. Quindi lo sport può essere una valvola di sfogo, dottoressa, per attenuare anche nel nostro piccolo questo disagio che c'è e serpeggia, e lo vedremo quest'autunno. Non voglio essere negativo, ma ci sarà. No, non è essere negativi, io dico sempre, quando anch'io prefiguro un po' questa situazione, ma essere consapevoli, così da esserne preparati in un certo senso. Noi siamo esseri immersi nel mondo reale, naturale, fisico. Il nostro corpo è quello che ci delimita, è quello che ci governa principalmente. Abbiamo bisogno di rispettare le sue regole, le sue leggi, e il nostro corpo si è strutturato nel movimento. Il periodo di stop certamente lo abbatte, e quindi di conseguenza abbatte anche tutto il nostro sistema umorale, eccetera, eccetera. Sì, suicidi non se ne parla, ma ci sono, io vivo in un piccolo paese, però ci sono stati eventi abbastanza drammatici recentemente. Diciamo che quello che rispetto all'autunno, quello che condividevamo, è proprio dal fatto che l'estate, no? La luce del sole, le tante ore di luce ci permettono di essere molto attivi, quindi di sentire meno, no? È come nuotare in acqua fredda, ma nuotare velocemente. E quando ci si ferma, no? Dopo tutta la fatica che si sente realmente quello che stiamo affrontando. E l'autunno prossimo, sperando che i vaccini siano efficaci, che comunque l'ondata che riarriverà sarà contenuta in quanto, non tanto numeri, ma in quanto gravità, no? della sintomatologia, perché poi è quella che si cerca di arginare, speriamo di riuscire a trovare un equilibrio. Ecco, io sono sempre per cercare un equilibrio, non di pretendere alla cima della montagna, ma intanto cerchiamo di rimanere sull'altopiano. Quindi rimanere centrati su noi stessi, come insegna il nostro Soke, rimanere qui presenti su se stessi, non ignorare le domande che ci arrivano dal nostro corpo, e l'arte marziale in genere può aiutare a sopperire a questo disagio che c'è, può aiutare. Quindi anche l'opportunità che dà la Presidente di avere questo abbonamento allungato, certo, di avere questa la palestra come ambiente protetto, dove ritrovare la sensazione. Ho aperto la puntata col discorso dell'abbraccio, sei protetto, posso abbracciarti, qui sei a casa tua. Questi sono i messaggi che sta dando la nostra Presidente, qui siete a casa nostra. Lo stesso lo sta dicendo la psicologa adesso, la dottoressa Agnese Scappini. Sentirsi accolti è importante, dottoressa? Se noi, la nostra identità nasce dall'accoglimento, no? Noi siamo esseri in relazione, la relazione ci determina, ci confina e ci dà vita. Nello sport questo è massimamente espresso, perché siamo sia noi stessi, sia l'impegno per diventare la migliore parte di noi stessi. E questa è la cosa più bella che c'è, no? È bellissimo, anche perché ritrovarsi, come diceva prima il nostro Soke, il nostro Presidente, con amici, perché dopo tanti anni c'è questo aspetto che è l'amicizia. Sì. Ritrovarsi e poter sudare assieme, riprovare certe cose, certe sensazioni, certe vibrazioni del proprio spirito, e ci sta parlando di vibrazioni. Sì, esatto. Di vibrazioni positive. Noi abbiamo bisogno di vibrazioni positive per la nostra mente, per il nostro corpo, per tornare a sorridere come sorride la Presidente. Mi guarda beffardamente, devo aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non so ancora cosa sarà la mia punizione. Mi guarda con tono beffardo. Ora ci penso. Ci sta pensando come punirmi domenica allo stage, perché lì lo può fare ufficialmente. Come direbbe Shiké, che domenica sarà allo stage. 10 poli, 500 flessioni. Ecco questo. Comunque, dottoressa, è un po' lontana, perché sennò l'invito era esteso anche a lei e ai suoi bambini, però da Perugia a Piacenza non ce la facciamo. È un pochino complicato, ma più che altro perché gli devo garantire super vacanze, adesso finisco le scuole, quindi però dobbiamo ringraziare, per qualche giorno sono tutti a casa, tutti in libertà. Dobbiamo ringraziare la Presidente, perché c'è un omaggio per te, dottoressa, e i tuoi bambini, perché ci abbiamo le magliettine. Certo, grazie. Me la date? Grazie, quelle lo accettiamo molto volentieri, perché comunque siamo dei sportivi anche noi, quindi. Bene, bene. Poi a breve ci avvicineremo anche alla città di Perugia, ci muoviamo lungo tutto lo stivale, arriveremo vicini e finalmente potremo vederci di persona, sì, e raccontarci. La prossima volta però come sfondo, dottoressa, voglio uno dei suoi quadri dietro. Uno c'è effettivamente, quello è un quadro, però la prossima volta ne metto uno un pochino più grande, più che altro perché copre il disordine, perché vedete non ho le qualità, ecco, non ho l'ordine come tra le varie qualità, no. Volevo fare una domanda sul semiserio alla nostra psicologa, che prima ha detto una grande verità, la mancanza di leggerezza che avevamo prima di questa prova importante. Ma ci può dare un aiuto come affrontare questa pesantezza, quindi mancanza di leggerezza, come possiamo aiutare i nostri associati ad avvicinarsi e a cercare di scavalcare questo ostacolo e tornare un attimino leggeri? C'è una chiave? Innanzitutto la socialità. Si comincia con gli aperitivi, prendiamo un caffè insieme, sì, con il dialogo. No, questi sembrano, no, semplici battute, però prima di iniziare un percorso anche sportivo, ricominciare la palestra dove c'è una performance, dove magari si erano vecchi iscritti, quindi già si erano conosciuti con certe performance, magari oggi si sentono non allenati, non all'altezza, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Partire con occasioni, piccole occasioni di contatto, ma anche da un quarto d'ora. Io consiglio sempre questo anche ai miei pazienti: vedetevi per un quarto d'ora, no? Con gli amici ad esempio, oppure andare a correre, fate una passeggiata da mezz'ora, venite in palestra, no? Per mezz'ora per fare una chiacchierata, vienimi a trovare, così per chiacchierare. Ottimo consiglio. E trovare... Presidente? Sì, direi di sì. Anche perché chiacchierare con la Presidente, che è sempre lì, che gira in segreteria, ti avvicina ai vari sport. È un vocabolario. È un'accoglienza, perché entra in casa mia, entra in casa mia, sei accolto. Esatto. Ti accoglie, esatto. È importante l'accoglienza. E poi non c'è aspettativa. Si riorganizzeranno gli aperitivi alla Bushido, insomma. Come ecco. No, ma scherziamo. Sono importanti gli aperitivi dopo la palestra, sono importanti. Facciamo un bel incontro distanziato sul tatami e poi andiamo a berci un aperitivo. È importante. Però devo dire che io mi sono allenata per 10 anni su un tatami, perché la ginnastica artistica, il nostro corpo libero era sui tatami. Caspita, quindi... Lo conosco bene il tatami. Allora dovrai venire a trovarci, per forza. Sì, sì, adesso facciamo passare tutta epoca vaccinazioni, perché certo. Ecco, un'altra cosa un pochino particolare, bisogna dire che anche questa, insomma, sono vaccinazioni importanti, hanno delle ricadute fisiche, chi più chi meno, ma comunque qualcuno ha delle conseguenze, quindi c'è anche tutta questa componente qui, la paura, insomma, voi avete... Avevo puntato sul vaccino della Johnson & Johnson per vedere se per caso, invece mi hanno fatto Pfizer, niente da fare per il maestro, niente da fare. Johnson & Johnson per avere delle ricadute, niente da fare. Che fare, cara? Ci avevo puntato molto su Johnson. Ma il discorso, tornando un attimino più leggeri, perché c'è anche questa canzone, io so che dà sempre dei piccoli spunti. È stato lui a volere l'indagine sul disagio giovanile, è stata la Presidente che ha voluto l'indagine sulla violenza sulle donne, è stato lui che è tornato a parlare di leggerezza, perché non dice mai le cose a caso. C'è stata anche questa canzone che c'è a Sanremo, solo musica leggera, ma la leggerezza di tornare e di trovare una palestra che ti accoglie e ti diventa casa tua, diventa un posto... tranquillo, dove tu puoi portare tuo figlio, dove puoi portare la tua ragazza, dove puoi portare tua moglie, dove puoi portare in serenità, in tranquillità, e ritrovare poi il sorriso di stare insieme alle persone. Mi ricordi, maestro Maurizio, 30 anni fa circa abbiamo scritto per il giornale locale, il giornale di Brescia, una frase del genere: la palestra come ultima spiaggia, lo spogliatoio come rifugio, dove troverai gente che ti ascolta e non ti giudica, ma ti aiuterà ad uscire. A quell'epoca c'era un altro dottor Poli, sì? Che ci spiegò bene i 4 passi di Gordon, ricordi? Maestro, sei veramente impressionante nella tuo cassetto delle memorie, veramente impressionante. Mi sembra di capire. Mi sembra di capire. Era la prima fase, che non sei perfettamente in forma. Beh, pensa a quello che ha detto Agnese, il mio Soke, ha detto una cosa importantissima. In palestra sei accolto e non sei giudicato. Per quello che sei, per quello che fai, sei accolto, non importa il mestiere che fai, quanti soldi hai, il potere che hai, sei accolto. L'importanza dell'accoglienza è importante, questo aspetto qua dell'accoglienza. Non solo, io tornando alla leggerezza vorrei anche stimolare una riflessione a riguardo. Nel senso, ripensando anche ai video che abbiamo visto l'ultima volta che sono stata ospite da voi, della Presidente, no? È un ottimo simbolismo anche il vostro sport, di come la pesantezza può essere trasformata in leggerezza. Pensiamo ai movimenti che fate, di un corpo pesante che si allena e alza un altro corpo come fosse leggero, no? Semplicemente con la disciplina. E ogni movimento sembra leggerissimo, i corpi quando si muovono in queste danze che sono poi lotte, no? Sono leggerissimi. Ecco, direi che è un ottimo parallelismo da poter fare anche nella vita, come la disciplina è il segreto di tutto. È la base del jiu-jitsu. Pensa che, dottoressa, hai detto la base del jiu-jitsu, perché il contatto non fai sentire all'avversario la forza fino a quando non decidi che devi farla sentire. Una delle chiavi della nostra arte marziale è proprio questa. Nelle nostre rappresentazioni, tutte le sere quando ci alleniamo, non vediamo chi abbiamo davanti, un uomo, una donna, un bambino, un adulto, uno pesante, uno leggero, ma vediamo un compagno col quale crescere. E ci ha dato, un bellissimo esempio, lo ricordo sempre, lo stage fatto con tutte le cinture nere. La Presidente è venuta a allenarsi con me, che non sono un fuscello dal punto di vista fisico, e sono anche conosciuto come un ragazzo un po' rude da quel punto di vista, però lei ha dato l'esempio. Io mi sono allenato con lei, lei si è allenata con me, ha fatto vedere la differenza di peso e io volavo da una parte all'altra senza nessun problema. Quindi l'esempio del fare fa capire le persone, e chi vuol vedere vede, soprattutto nelle arti marziali, queste cose, è un bellissimo messaggio. Esatto, e chiuso in questo gioco di diversità, vi c'è anche l'autostima, l'autocrescita, perché non fatica la maestra quando proietta me o il maestro Maurizio nella come lo butto a terra, ma ragiona su quale tecnica usare per portare al terreno. È una crescita incredibile, ma non violenta, è una crescita interiore che poi portiamo nel mondo del lavoro, nel mondo delle amicizie e quant'altro. L'arte marziale è uno stile di vita, c'è poco da dire. Sì, sì, anche perché applicare una tecnica su di me, applicarla diversa su un bambino, su una donna, su uno più alto, più leggero, il cervello deve lavorare così, non è statico, le cose sono 250 tecniche, ma è questa la capacità di... E quella famosa leggerezza. Introduzione di una decina di anni fa dei nostri Shihan Stefano e Lia, tutto il programma va eseguito sia a destra che a sinistra, quindi anche lì abbattere un muro che è quello del mio lato preferito. Cosa dici, dottoressa Agnese? L'aspetto del cervello, lato sinistro e lato destro? Ecco, soprattutto del mio, non è tanto il lato preferito quanto il lato più razionale e il lato più emotivo, quindi vestire le tecniche di tutte e due le componenti, possiamo dire la femminile e la maschile, possiamo dire la bianca e la nera, no? È tutto un insieme di gemellaggi che abbiamo, e questa è la cosa più completa. La procedura, la tecnica è quella su cui si basa anche la nostra storia comportamentale. La mitologia greca a questo serviva. Conoscere i miti era semplicemente sapere le tecniche comportamentali, e si insegnavano, no, nel teatro, nelle raffigurazioni, perché così educavano il bambino, il ragazzo che osservava l'interpretazione, sapeva che dinanzi a quella dinamica si doveva comportare a quel modo. È un parallelismo anche questo, è molto interessante. È laureata anche in filosofia l'autoressa, quindi ha altre psicologia anche in filosofia. Però io volevo veramente ringraziare la dottoressa, perché con noi è sempre molto disponibile e sicuramente lo è anche con i suoi pazienti, e poi in questo periodo veramente complicato dove tanta gente ha bisogno di aiuto ma magari non ha il coraggio, è sempre un po' un tabù questa cosa, io non voglio andare a parlare, quando invece secondo me è una cosa bellissima. In effetti prenderò occasione, magari starò giù un weekend. A Perugia è bellissimo, però... Mi trasferisco lì e facciamo delle chiacchierate. Ha fatto una novità, devo dire... ha fatto una novità, vero? No, devo dire che io ho trovato, forse anche la mia formazione come psicologa del lavoro, che è un pochino più per la promozione del benessere, no? Non solo la cura della malattia, questo ve l'avevo un po' già detto, però ho trovato due escamotage, uno è l'online, perché a volte solo la mettiamo, ci incontriamo e facciamo una chiacchierata, e lì si abbassano un po' le barriere dell'oddio il colloquio con la dottoressa. E poi mi trovo a fare anche visite a domicilio, e per gli anziani, per le neomamme è un'ottima soluzione che mi sta molto molto appassionando, e ci sta appassionando perché anche per i miei pazienti vedo che è una scoperta meravigliosa. Quindi dalla crisi l'opportunità, visite a casa dei pazienti, l'online, quindi... Comunque è un servizio che bisogna usufruire proprio senza problemi. Dici, è vero maestra, perché dici vai dallo psicologo, allora sei matto. Ma dai... Io sia matto lo si sa. Vedo anche... Devo dire che è una barriera più per le generazioni più grandi. Io ho ragazzi giovani che magari non lo dicono ai genitori, però vengono da me, perché ormai per le generazioni un po' più piccole è una cosa un pochino più normale. Forse anche la nostra presenza in rete, come proprio ruolo professionale, cominciamo ad essere veramente presenti e quindi non siamo più degli esseri così, oddio, degli enigmi, chi sono. Però vedo che si sta molto muovendo, ovviamente poi dipende da trovare anche il giusto professionista, perché insomma ognuno ha la sua giusta veste. Bello, bello, sì. Hai ragione Presidente. Bene. Ascolto sempre molto volentieri. Ci mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Innanzitutto ringraziamo la dottoressa. Assolutamente, guarda che... Eccola qua, grazie, alla prossima. Ciao. Alla prossima. Poi volevo dirvi, ma vi siete accorti di qualcosa di diverso su quel monitor? C'è qualcosa in alto là? Aspetta, se guarda la TV da casa... Noi da qui in alto a destra, poi non so come funziona. A sinistra, va bene, sì. Quindi è... Che sponsor è, insomma? Cassa Padana, sono amici che ci seguono da una vita. Scusate, la Presidente, posso dire il nome? Non lo dico Laura. Non è la Presidente, è la direttrice. La direttrice, Presidente, la direttrice. Conoscevo, è una judoka. Conoscevo il grande direttore generale che è venuto a mancare 2 anni fa a Pennati. Grande banca, grande territorio, loro ci sono vicini da tanti anni e con tanti giovani. Speravamo di portare qui la direttrice che appunto è una judoka, ma non fa per me. Verrà. Questa sera ci hanno fatto compagnia, quindi siamo contenti. Siamo contenti, gli manderemo la puntata che così. Vediamo. È sempre in movimento, Presidente. Sempre in movimento, dai, ogni tanto. Quindi rinfrescando il 13 dicembre. 16 dicembre. Mi blocca tutte le battute. Ah, non siamo sotto Natale? Mi blocca tutte le battute. Scusa. Il 13 dicembre è Santa Lucia. Il regalo arriva il 13 di giugno. Caspita, ma come sei? L'ho presa larga. Anche perché il compleanno del nostro Soke è passato. È già passato. Hai visto usando gabbato? Siccome abbiamo festeggiato abbastanza, in un modo abbastanza impegnativo, per quello che oggi strappiamo. Ascolta, questi due non mi fanno parlare, volevo dire gli ospiti importanti. Da Shike, Shike è appunto una qualifica, il quinto Shike al mondo, fino ad arrivare a Luciano Rocca. Ci siamo tutti, quindi il 13 ci divertiremo. Anche noi dobbiamo essere là, maestro, molto presto, perché tutta questa gente... 9:30 al massimo, diciamo alle 9 è perfetto, che così facciamo l'iscrizione e poi si parte. Tanto noi alle 7 là siamo. Sì, certo. Dormiremo là. Appunto. A Gazzola. Gazzola, sì, in provincia di Piacenza. Iscrizione per chi vuol venire alla mail, a info@palestra-bushido.it, e basta. Gazzola, l'indirizzo non lo so, però è Palazzetto dello Sport di Gazzola, insomma lo si trova, chiamateci. Ciao, ci vediamo domenica. Senza frase, abbiamo rubato la frase. Non importa, la prossima volta la frase. Ciao, buona serata. Ciao.